Vai. Due minucci. Vadi, vadi. Va di lei. Eccoci, dai. Mi senti? sì. Sto andando con Smoke a fare il corso artiglieria. Che semo, che semo? Ci sei, Cime? Sì, eccoci, Namo? namo. Vieni un attimo in corso base che dobbiamo Dobbiamo? provare una cosa. Che Yes. cazzo è Samuel Sisman? Vabbè, Ah, non lo so. c'è anche Samuel Sisman. Vabbè. Allora, ce l'hai il GPS? Penso di sì. Dimmi. Ora ce l'hai? Ce Ce l'hai ancora? Ce l'ho. Aspetta. No, adesso non ce l'ho più. Ce l'avevo. l'hai? Ok, perfetto. Allora, vieni anche un attimo in assalto perimetro e per vedere se funziona tutto. Quindi me l'hai tolto il Esercizio. GPS, Sì, esercitazioni di squadra. Eccolo qua. Allora, in perimetro. Aspetta un secondo, Fai, fai. Poi in assalto, vediamo un po'.
Anch'io. Ma l'hai fatti te questi edifici? No, sono già preconfezionati di cose, di delle cap. Ah, no, sembrano dei rinoceronti. Ok, perfetto, navigazione. Ok, posto. Allora, andiamo in corso avanzato. Anzi, che scemo, scusa, andiamo in assaltatore, è il posto nostro. Allora, questa è la zona assaltatori. Questo qua è l'esercitazione artiglieri. Sappi che di qua, quando tu ti vuoi allenare per provare le varie cose, Aspetta che sto caricando l'arsenal. qui fuori, uscendo dalla porticina. No, rientra dentro, a sinistra, destra, sì, giusto. Sappi che qui sopra ti puoi allenare come vabbè, lanciatore che non sei abilitato, come artigliere, come artificiere. Qua c'è il solito showcase che avevamo prima. I mezzi li fai spawnare qua a fianco, i mezzi nemici showcase mezzi li fai spawnare tutti dove ti pare, 300 metri, puoi far spawnare anche l'edificio. Ok? Sì. Boh, giusto per informazione di come funziona qua. Vieni giù ad artiglieri e iniziamo. Eccoci. Allora, artiglieri. Allora, cominciamo con il poligono di prova degli artiglieri. Allora, vieni sull'arsenal. Allora, per quanto riguarda il corso da lanciagranate, devi sapere che come lanciagranate ne esistono praticamente tre tipi. Allora, comincia a caricare come primo fucile il Kar 95. Car 95. Teoricamente ti dà già direttamente la granata lui, quindi basta solo Mirino devo clicchi. mettere? Non importa, il mirino tanto c'è il suo. Quindi mettiti solo il Kar 95 GL e basta. Ok. Allora. Un nemico a 100 metri. Allora, per entrare nel menu delle granate, basta che selezioni il GL. Successivamente, con il destro, praticamente andrai in modalità mira. Come selezioni GL? Allora, se tu guardi il nemico puntato, praticamente hai la possibilità di riconoscere l'altezza del nemico utilizzando la tacchetta che c'è in mezzo. Sì. Questo qua è un tipo di GL. Allora, come vedi, il nemico quando prima era in piedi occupava come sagoma il doppio della tacchetta di mira, quella centrale. Il doppio. Andiamo a vedere subito. Ecco qua, adesso che è intero. Vedi che è il doppio? Sì. La calibrazione si fa con la rotellina, logicamente. Fai pure fuoco. Il contatto deve essere esattamente sulla fine del limitare della tacchetta. Ok. Prova a colpire il Ah, ricarica. Perché non ce l'ho i colpi, devo prendere i colpi. probabilmente allora non avevi spazio. Generalmente quando hai spazio nel tattico, nella roba, tu clicchi 2 volte sul fucile, ti dà la possibilità di avere già la carica dentro innestata. Aspetta. Sì, Che abbiamo, dai? è pieno. Ciao, dai. Dove c'è? L'ho Non salutato. sono lì, eh. No, ti ho salutato. Ok. Allora. Ci sei, Sime? Ci sono quasi smoke.
Perché non me lo prende? Guarda che sei stronzo, sai. Non mi dire così che sono sensibile. Ok. Ci siamo? Sì. Allora, altra cosa importante. Andiamo a vedere, seleziona 200 metri, guarda quanto è grande 200 metri. Allora, la selezione la faccio col page up e page down, giusto? Sì. La selezione delle, dici, la Sì, calibrazione? Sì, esatto. vado in modalità mira, ok, 200 metri selezionato. Allora, quanto siamo? 200 metri? 200 metri. 200 metri, se vedi il contatto è alto tanto quanto tutta la tacchetta. Sì, affermativo. Come vedi, bisogna puntare sempre esattamente dove c'è, ah, non ho calibrato, esattamente dove c'è la punta del bimbo. Ai piedi. Neanche. Questo 200 metri c'è un po' dei difetti. Allora, Così. questo tipo di lanciagranate, prenditi pure una cinquantina di granate così riesci a... Tanto rimaniamo qui fermi. Io mi riempio tutto una borsa kit badge con 70 Ma io granate, c'ho siamo a lo zaino posto. pieno, non ho capito il Allora, a perché. 300 metri il contatto... Come vedi, prende praticamente la metà della tacchetta. Come ti dicevo Sì. prima, bisogna sempre sparare sì, come hai detto tu, ai piedi, praticamente alla base, per co poter colpire il contatto esattamente nel punto in cui dovrebbe essere. Come vedi, il tempo di raggiunta del colpo, poiché a parabola, è abbastanza stronzo. Ci mette buoni 4 secondi. Ci siamo? Sì. Oltre Si riesce ad arrivare fino a un'altezza massima di 400 metri. non si riesce. Oltre puoi incominciare ad andare a mano, ma è già più difficile. E se vedi, praticamente il tempo è... Ricarica. Uno, due, Era. tre, quattro, cinque, sei, sei secondi di tiro per 400 metri. Quindi se ho un contatto in pattuglia puoi anche evitare di lanciare, Sì. anche se è un mezzo in movimento. Ci siamo? Ok, cambiamo fucile. Un altro fucile che può essere dotato di GL praticamente è l'F2000. Prendi F2000 e GLM. Questo fucile, come anche gli MX, in realtà prenditi le granate nello zaino da qualche parte, possono essere armati sia di munizioni granate HE40, ma anche possono essere armati degli altri tipi di munizioni. Allora, questo qua no, questo qua funziona solamente con le granate, quelle standard, HG, appunto. Vieni pure. Con le granate HG. Sì, le granate solite, granata monotiro. Vieni a vedere l'omino. Allora, l'omino, anche qua, devi prendere in considerazione la tacchetta laterale. Vedi dove c'è il puntino rosso? Praticamente il puntino rosso a fianco c'ha una tacchetta di Sì. Sì. metallo. Metà corpo per quanto riguarda un 100 metri. Ah, si sposta, giusto.
si sposta. Mi dice che a 100 metri. Carinissimo questo. E punto sempre col puntino rosso. Metto la distanza, sento la distanza. Esatto. Attenzione, cosa importante, bug di arma. Se tu provi a ruotare a lato, E o Q, sappi che non segue l'inclinatura che hai dato, ma in realtà è perpendicolare a dove stai sparando. Mi spiego. Prova a puntare l'omino con il rosso a 200 metri di Sì, ti va di distanza. lato, a destra, a sinistra, secondo dove ti sei inclinato, giusto? No, negativo. Se tu ti Aspetta. inclini, lui spara comunque dritto. Lui devia di 45 gradi a destra e a sinistra, ma in realtà sparerà sempre dritto. Ho È un capito. bug. Ok, Cioè, se grazie. io inclino tutto con la Q, praticamente vedo che il fucile sposta tutto a sinistra, ma il colpo andrà sempre dritto perpendicolare a dove sto puntando. Ok. Stessa cosa di questo Ambaradam, è praticamente che a 200 metri il bersaglio ideale è alto tanto quanto tutta la tacchetta grigia. Ok? Sì. 300 metri avremo il contatto che sarà praticamente la metà della tacchetta grigia. 400 Ok. metri è un quarto, è praticamente una cosa, Sì. come Ma dovremmo si iniziare a dice? riconoscerli dalla grandezza dell'omino ormai. Sì, perché fondamentalmente una volta che tu impari a riconoscere la grandezza dell'omino, tu hai la possibilità in tempo reale di capire quell'omino a che distanza Esatto. è, senza bisogno di prendere bussola, Sì. binocolo, GPS. Tu sai già dove stai guardando, sai già bene o male i gradi o l'indicazione nord-sud-ovest-est. Successivamente gli sai dare già direttamente anche la distanza del bersaglio. Approssimativa, non serve che gli dici anche i metri. Esatto. Già che è a 100, 200, 300, 400 metri, è già importante per la squadra saperlo. Stessa cosa con con il lanciagranate. Una volta che tu riesci a capire subito dov'è il nemico col lanciagranate, tu hai la possibilità di sparare in tempo reale. Ok, prendi la KK. La KK ha un tipo di mirino tutto suo, manuale, con le tacche di mira. Ok. Come vedi, l'attacca centrale è quella che fa sempre riferimento. Prima era in piedi e era a metà omino. Sì. Di qui non si sbaglia. Ok? Sì. 100 metri. 200 metri è tutta la tacchetta, ok? Sì. 300 metri. No. Vabbè. No, 300 no, ho metri proprio è la sbagliato io, tacchetta. Come hai fatto a sbagliare così? aspetta, Allora, attenzione, devi cliccare col destro, aspetta che lo rimetto a 200 eh. metri, devi cliccare col destro Ah, e devi no, no, aspetta, zoomare, aspetta, aspetta, perché aspetta, se devo tu non zoomare. zoomi, lo No, non zoomavo, Smok. so, è capitato una volta anche Questo a me. è 100 Praticamente, metri, ok. esatto, quando tu lo vedi che è in prospettiva e non sei dritto verso il mirino, Sì. 200 praticamente sai che stai sbagliando qualcosa. metri. No, c'è qualcosa che Era non. Ah, calibrata 100 per il tuo. Certo c'è lo stesso la calibrazione. Ok. che c'è lo stesso la calibrazione. No, io pensavo che non ci fosse la Perché calibrazione perché c'avevo le tacche di allora ferro. attenzione, se tu usi le tacche di ferro senza fare la calibrazione, in realtà spari più in basso del dovuto. Esatto. Perché tu stai come si dice Sì, sto stai inclinando verso il compensando. basso. Sì. Esatto, stai compensando ma con una compensazione verso il basso. Quindi in realtà bisogna sempre calibrare, vedrai che si sposta il fucile e si inarca verso l'alto. Allora, l'attacca comunque funziona sempre allo stesso metodo, quindi 300 metri sarà un terzo di grandezza. Cioè Sì. metà grandezza dell'attacca, mentre 400 metri sarà un quarto. Cosa sta facendo lei qua? Guardando cosa fa. Il corso d'artiglieri. Come mai non hanno messo un lanciagranate? Ora che ci penso, qui non ce n'è neanche uno. Lanciagranate? Sì, quelli lì a ripetizione, Ok, soliti. bisogna tenerli sulla sinistra.
Ci siamo? Sì, sulla sinistra del puntatore bisogna tenergli C'è gli con obiettivi. qualche mod. Allora, andiamo avanti. Dopo la famiglia KK c'è il Katiba. Allora, K2002 Sama KGL, questo, giusto? Il KT2002. Oh, incrementa Non ce un l'ho. attimo, smoke. Che cosa incremento? Cosa del lanciagranate? Dovresti vedere il fucile che si alza e si abbassa. No, perché ci sono anche le tacche con su scritto i numeri, sai? Però la Arrivoci. laterale li vedi, da dove sei te non State puoi già al vedere. lavoro? E che... Ciao a te. Sta incrementando di nuovo. Ah no, non si muove, penso. No, sono Cade. io che mi abbasso e mi alzo in prospettiva. Allora, sì, ce l'hai Katiba. il Katiba? Sì. Allora, il Katiba utilizza anche lui le munizioni 40 mm e basta, come gli altri, e funziona allo stesso modo, stesso principio di quello che abbiamo visto prima, Con il il TRG. puntino laser. Esatto, il TRG. Né non sbaglia di una virgola, uguale Questo è identico. un 300 metri. No. Allora, il contatto che adesso mi è stato messo a quanti metri è? 200. Ok, calibro 200. Un po' lungo. No, perfetto. Queste sono granate a frammentazione, vuol dire Sì. che quando esplodono poi fanno anche dei frammenti che ti fanno il culo, quindi Sì, è una lo vedo buona dagli idea, almeno schizzi. un 5 metri d'aria. Non serve che andiamo oltre a spiegarti quello del Katiba perché è praticamente uguale a quello che abbiamo visto dell'F2000. Allora, se Ok. andiamo in giù, abbiamo l'MX. Sì. L'MX che abbiamo usato per tanti secoli, in realtà, se tu vai anche sulle munizioni, oltre ad Sì. avere la munizione granata HE da 40 mm, hai anche le munizioni da tre colpi. Granate HE 3 Muniz 40 mm. Le cerchi più in basso le trovi. 43 round HE grenade. Esatto, prendine un paio. Ok. Un po' più di un paio ne ho presi. Una volta che tu entri nel menu, srotellando, vedrai che puoi ricaricare con le munizioni HE da 3. Reload HE3 sì. Caricato da 3. Con questa puoi fare la serie veloce? Esatto, considerando che il nemico è a 200 metri, tu puoi Sì. fare un round di 3 colpi. Una miseria. È uno, forse l'unico, forse ce n'è un altro insieme a lui, forse era anche il TRG, adesso andiamo a vedere, che può lanciare 3 round, gli altri invece sono armati di un solo round. Bellissimo. No, aspetta, ma come cazzo funzionano queste munizioni? Oh? Munizioni. Mica ne metti dentro una e ne spara tre. Sì. Allora Ciccio, lo fai sto corso No, non sto funzionando. o no? E allora non rompere le palle e vattene. Vai a sparare con l'elicottero, via. Non lo so. Cime. Eccoci. Torniamo sul TRG. No, negativo, c'è il QBZ 95. QBZ95 GL. Black, tutti black sono. Quali vuoi? La versione 1, la versione GL. L'importante è che è la versione GL. Sì, la versione Però è GL. quello cinese. Allora, lui come tutti gli altri utilizza una sola munizione. Ah, la tacchetta di Il ferro nemico come... è sempre la tacchetta di ferro che abbiamo visto nel primo fucile, Sì. nel CBZ. Sì. Ok, Mozzi, mi senti? No, però fa niente. Allora. E ne spara una sola munizione. Andiamo Yes. avanti. Il mirino l'hai già visto. Bene o male i Sì. mirini erano tutti questi, non ce ne sono Sono questi altri. tre tipi qua sono. Praticamente sì. L'unico che differisce, come hai visto, è prendi il Tar-21 adesso. L'unico che differisce è quello dell'HK, quello che teoricamente usiamo di più.
Non perché è comodo, perché è buono, ma perché il fucile in sé comunque Questo c'ha un laser, ha la quindi è possibilità di precisissimo sparare questo qui. alto. Questo fucile? Sì. Ah, No, ok, quello del l'ammirino laser. lanciagranate. Sì, il lanciagranate laser Ed che è è uguale precisissimo. identico al Katiba ed è uguale identico all'F2000. Sì. Allora, Fucili altra di cosa merda, ma importante. lanciagranate buoni. Il discorso è che come lanciagranate tu puoi anche utilizzare diverse munizioni, non solo quindi non solo il lanciagranate in sé, ma anche lanciafumogeni, e Sì. possiamo andarla a vedere con i vari nomi. Sono tutte munizioni, fumogeno bianco, fumogeno rosso, verde, giallo, verde, viola, blu e arancione, che purtroppo sono di segnalazione. Segnalazione perché in realtà non fanno l'effetto della granata M83. Ah, ho capito. Altro tipo di granata che puoi lanciare è la granata luminosa, che serve teoricamente per illuminare il cielo e per lasciare un segnale, sono i flare. I flare Ok? sono bellissimi di C'è anche notte. una munizione razzo luminoso IR, che serve teoricamente per indicare come fosse uno strobo IR, Sì. e la munizione ANT-IR, che La sarebbe praticamente quella che usano solo gli operatori UAV. Sono quelli che si lanciano addosso ai mezzi. No, aspetta un attimo. Sono praticamente quelle che si usano per fare delle telecamere. Praticamente la spari in cielo, questa qua Ho scende giù come capito. fosse una Ah, parabola ho lenta capito, e ho loro capito, vedono con la telecamera. ho capito. Giusto. Allora. L'ho anche provato. Ok. Per poter scegliere e differenziare le varie granate, prenditi un po' di munizioni fumogene, per favore. Prese. Ce l'hai già? Sì. Allora, prova a lanciarne un paio. Praticamente, quello che noterai è che nel momento in cui tu le lanci, nel caso in cui tu le abbia sparate a tot distanza, non saranno mai precise dove hai deciso di spararle. No, volano parecchio, volano. Rimbalzano, sono effettivamente imprecise, a meno che non le spari a una distanza ravvicinata. Io ad esempio la mia bianca l'ho sparata a 50 metri e è andata a finire là. È difficile riuscire a conficcarle nel terreno e hanno dei rimbalzi assurdi. Queste qui ti servono quando devi fare una segnalazione lontano da te. Esatto, Capito? quasi Non è il fumogeno inutilizzabili. per copertura, che è quello che lanci a mano. Queste qui sono cose che tu lanci lontano per Sì, sono i dire. fumogeni normalissimi che usiamo di solito. Allora, ritorniamo pure nel corso d'assaltatori. Anzi, no, fermo qua. Eccomi. Allora, sì, ritorniamo sul corso d'assaltatori. Aspetta che lancio l'anti-R. Allora, armati con un loadout che ti permette di avere almeno una decina di granate. Se ne vuoi portare di più, portane di più. A tua discrezione. Granate? Lanciagranate, intendo. Aspetta che dovrei averlo già pronto. Ce n'ho uno con dall'ANM14, c'ho di tutto, l'IR Granat C8, c'ho di Ma ci tutto. interessano soprattutto le granate, quelle più sparate. L'RGN e l'M67. Come vuoi, va bene, ok. Allora, siamo sul punto 023 Tira a braccio, eh. 023 Sì, io non ce l'ho. Ah no, ce l'ho. 023059. Sì, facciamo il punto. Ah, 023059. Dove ci ho Dobbiamo sbattuto andare questo in cima? esattamente a sud-est. Teoricamente abbiamo già il bersaglio in vista. Sì. Ok, bersaglio in vista, casa in costruzione. Perché non c'ho armi io? Quattro contatti che fa. Sì, ma sei vivo? Affermativo. I contatti sono qua frontali. Stabilisci in base alla grandezza dei contatti a che distanza sono e facciamo fuoco con lanciagranate.
Contatti in direzione Ah no, 0-4-1-4-0. Smoke, io ho preso le Ok. granate, no lanciagranate, scusa. Ho Ok. fatto una cagata. Ciao, passi. Ciao, su. Allora prendo anche un GL, perché manco c'avevo il GL. Che cazzo urli? Pronto? Smoke? Sera. Buonasera. Arrivo. Buonasera. Allora, vediamo un po'. Stasera ci sei, quindi? Sì, ci sono. Allora, andiamo a prendere le caricate il Sì. lanciagranate. Tutto, 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 116-104. tutto. 116104. Allora. Siamo in questa zona qua. Eccoci, sì. Tutti e due che abbiamo tupè. Sopra. Vero. Allora, Vai giù. teoricamente dovrebbero essere qua sotto costa. Oltre il crinale, sì. A breve in vista sotto costa. Non lo so. Ok, scollinandoli dovremmo vedere. Ok, abbiamo una casa un edificio in costruzione. Più Affermativo, basso, vedo. allarghiamoci a sinistra. Confermo la loro presenza. Quantifichiamo i nemici. Allora, zero nemici in vista per il momento. Nessuno. Ok, ultimo scollinamento. Ok, un contatto in vista su Affermativo. due contatti in vista. Allora, a distanza dei contatti. Distanza dai contatti. No, aspetta, fammi inquadrare. È una miseria quanto sei grosso. Per me ce l'abbiamo a 250 metri. Smoke. Perfetto. Allora, attenzione, 150 metri, ma si vede l'edificio alla struttura. Sì. Quindi, sapendo che è a parabola, potrebbe teoricamente la granata colpire la testa. Facciamo un po' di pratica, proviamo a sparare a 150, vai. Sparo a 150. Allora, per non fare una parabola troppo sporca, due down. Un ferito. Avanzo. Un contatto ancora vivo, è in vista. Due Affermativo. contatti. Ok, spariamo sull'angolo centrale. A vedere dove tetto ho preso. Vedi quello che ti dicevo? Sì. Piuttosto cali un attimo di mira e cerchi di farlo Quindi non girare c'è lì. modo come le bombe di cambiare il tiro su questi, no. No. Più diritto, no. Niente, quei due non riusciamo a prenderli. Li facciamo muovere? Comunque, no, sì, comunque, questa qua è l'esercitazione per imparare a capire la distanza Ottimo. dei nemici e fare dei tiri con lanciagranate. Io direi 8:30, ci fermiamo un attimo qua, solamente alla parte di granate. Va bene. Allora, io ti segno in pratica. Aspetta un secondo.